Ma sicuramente un po' di emozione, normale. Poi quando sono rientrato in camera, diciamo, per riposarmi prima della partita, ho ricevuto tante telefonate, SMS e mi sono reso conto che la cosa stava diventando seria. Un po' di emozione l'ho provata. Poi devo dire che la partita l'ho vissuta abbastanza bene, in maniera serena, perché forse è un po' il contesto che cambia, ma quando siamo in campo ritroviamo un po' le cose alle quali siamo abituati, e quindi poi è passata un po' l'emozione. No, io penso che rispetto al passato in Italia adesso ci dobbiamo abituare un po' di più a vedere dei giocatori andare a giocare all'estero, perché ci sono dei campionati comunque importanti e delle realtà importanti anche all'estero in questo momento. La mia scelta è stata il Paris Saint-Germain allora, perché era una squadra in crescita e che poteva diventare forte, e il tempo mi ha dato ragione. Però penso che anche in Italia ci sia la possibilità per un giovane o per un talento di esprimersi, e poi le scelte calcistiche e in generale le scelte di vita sono una questione a parte, che non devono essere per forza legate a quello che è il nostro paese di origine, secondo me.